Per la ricetta di oggi io andrò a utilizzare queste verdure. Per ottenere le fette tutte dello stesso spessore, utilizzerò questo comodissimo coltello da cucina con guida regolabile a fette taglia tra 1 e 16 mm di spessore. Ho lavato per bene le verdure, zucchine e melanzane, spunto e affetto. Ottengo delle fettine spesse circa 4 mm. Ho sbucciato e lavato per bene le patate, taglia anch'esse a fette. Ho rimosso accuratamente anche la buccia della cipolla, taglia a fette. Infine, taglia a listarelle anche i peperoni. Ho rimosso il picciolo, i semi e i filamenti interni. E ora preparo la panatura. In una terrina unisco 100 g di mollica di pane con 50 g di pan grattato. Aggiungo 30 g di formaggio grattugiato e un ciuffo di prezzemolo tritato finemente. A seguire unisco una generosa presa di sale, dell'aglio in polvere e del pepe. Mescolo per bene e ottengo una panatura uniforme. Passo le verdure appena tagliate nella panatura, faccio aderire per bene. Ho foderato con la carta da forno una teglia da forno, olio con dell'olio evo e cospargo la superficie con un pochino di sale. Dispongo le verdure ormai tutte panate una accanto all'altra, cercando di non sovrapporle tra di loro. Condisco infine con un altro filino di olio evo. Inforno le teglie e lascio cuocere in forno preriscaldato e statico a 200 gradi per circa 30 minuti o fino a doratura. Sono trascorsi 30 minuti. Do un'occhiata per verificare se le verdure sono cotte e ben dorate. Eh sì, sono proprio cotte. Le verdure ora sono pronte per essere servite. Miei carissimi amici, le verdure gratinate al forno sono un colorato e ricco contorno. Sono gustose e facilissime da preparare, perfette per accompagnare secondi a base di carne o pesce. Un contorno leggero, con questa panatura, dona alle verdure croccantezza, rendendole molto sfiziose. Con queste verdure gratinate al forno farete un successone, parola della vostra Uccia.